Sono formaggi di cui due vengono dal nord Italia ed uno dal sud. Tutti e tre hanno ottenuto la denominazione DOP. Hanno conquistato il mercato italiano, ma anche quello estero. Oggi l'Asiago, il Taleggio e il Caciocavallo Silano sono i protagonisti di Occhio alla Spesa. Tutti insieme certe, veramente certe eccellenze del patrimonio caseario italiano, assolutamente no. E a parlare di questi grandi, grandissimi formaggi abbiamo chiamato un vostro amico che ritorna qui con noi, il segretario generale della Fondazione e la valorizzazione dei prodotti a denominazione di origine protetta, che si chiama, la società si chiama Quali Vita. Abbiamo il piacere di avere con noi Mauro Rosati. Ecco. Allora, caro Rosati, stabilire insomma una sorta di graduatoria da questi grandi, grandissimi formaggi è un po' difficile, quindi cominciamo in ordine alfabetico, così non si, nessuno si adonta. A come Asiago, un grande, un meraviglioso, profumatissimo formaggio. Ne abbiamo di due versioni e adesso Mauro Rosati ci spiega perché due: l'Asiago pressato e l'Asiago d'allevo. Ma innanzitutto siamo di fronte qui a 4500 anni di storia, perché qui questi tre formaggi rappresentano veramente dei monumenti italiani storici importanti. E iniziamo giustamente per ordine alfabetico. Sì, l'Asiago. Certo. L'Asiago è un formaggio che viene prodotto nella provincia di Vicenza, di Trento, una parte di Treviso e una parte di Padova, e viene fatto in due tipologie, il pressato e il d'allevo. Il pressato è un formaggio sicuramente più giovane, si vede anche dalla consistenza, mentre d'allevo è un formaggio stagionato. Sì. Le differenze sostanziali sono questi. Pressato perché? C'è un motivo tecnico, sì, strutturale? Sì, perché? Per due motivi. Uno tecnico di produzione, perché viene la cagliata viene pressata dal momento in cui viene messo in maturazione. E poi perché anche la differenza fra quello d'allevo è che il latte è un latte vaccino intero, mentre in quello d'allevo abbiamo un latte parzialmente scremato, sempre vaccino. Quindi dobbiamo pensare che l'Asiago è leggermente meno calorico del pressato? Certamente. Oh, senta, che tipo di stagionature abbiamo, che troviamo in commercio? Insomma, il pressato ha una breve stagionatura. Una breve che va dai 30 ai 60 giorni. Paio di mesi al massimo. Paio di mesetti. Invece l'allevo, abbiamo tre tipologie in commercio. Sì. Infatti l'allevo è anche chiamato formaggio asiago stagionato. Ah, ecco. E abbiamo il mezzano che va da 6 ai 10 mesi, il vecchio oltre 10 mesi e lo stravecchio oltre 15 mesi. Allora, per riepilogare e capire ciò che ha detto Rosati, allora, l'asiago d'allevo ha mesi? Da 6 a 10 mesi. Da 6 a 12 mesi, quindi? Da 6 a 10 mesi. A 10 mesi, meno di un anno. Sì. Il mezzano? Il pressato è da 40 a 60 giorni. Il d'allevo, il mezzano, è da 6 a 10 mesi, ecco. Il vecchio oltre 10 mesi e lo stravecchio oltre 15 mesi. Oh, benissimo, lui Rosati aveva detto bene, ero io che avevo capito male, perfettamente. Allora, dopo la A abbiamo la C, sempre per ordine alfabetico, quindi C sta per Caciocavallo Silano. È l'unico, mi pare, DOP tra i caciocavalli, è sì, giusto? Sì, è l'unico. E quindi naturalmente non si adontino tutti gli altri produttori di caciocavallo, che sono tantissimi e che fanno dei prodotti meravigliosi, ma noi oggi, proprio per motivi di linea editoriale, parliamo solo dei prodotti certificati DOP. Ecco, dove si produce? Ah, questo immagino sulla Sila.
Inizia sulla Sila 500 anni avanti Cristo, questo è un formaggio storicissimo, e poi pian piano il processo produttivo si estende a tante altre regioni del sud. Abbiamo la Puglia, abbiamo il Molise, la Campania, la Basilicata e quindi la Calabria, quindi è un formaggio diciamo meridionale. Ma comunque va sempre citato la, Silano, l'aggettivo Silano. Silano, la denominazione Caciocavallo. Io vorrei che i nostri telespettatori, via via che Mauro Rosati descrive non solo gli aspetti storici ma anche quelli che ci interessano più da vicino, e cioè le caratteristiche e le qualità dei formaggi, voi fissiate nella vostra memoria, nella vostra proprio visione mnemonica, proprio questi simboli. Torniamo un attimo indietro, l'Asiago, vedete, ha questa A caratteristica che è un po' la fetta del formaggio che manca, ecco, A come Asiago, e guardate un po', memorizzate anche il Caciocavallo Silano, eccolo qua. Perché questi marchi, insieme a quello generale della DOP con le stelline europee che voi ormai ben conoscete, questi devono assolutamente accompagnare il prodotto, e il più delle volte, anzi direi quasi sempre, sono proprio stampigliati a fuoco sulla crosta. Se il Caciocavallo è un formaggio semiduro a pasta semicotta, vero? Sì, il Caciocavallo Silano ha una... Che cosa vuol dire questo? Sì, cerchiamo di spiegarlo molto brevemente. Semiduro perché ci sono tre tipologie di formaggi, la consistenza delle pasta, cioè quello molle, semiduro e duro. A pasta semicotta perché? Perché nel momento in cui c'è il coagulo della cagliata, questo formaggio viene portato, la cagliata viene portata in un bollitore a 80-90 gradi e viene fatta semibollire per essere allungata, per essere filata. Ah, ecco. E da lì si forma poi il formaggio attraverso una lavorazione manuale. Sì. Oh, io vedo che qui abbiamo il Caciocavallo Silano, forma ovale con testina, e forma tronco conica. Effettivamente si potrebbe pensare di essere davanti a due formaggi, invece è lo stesso. No. E allora perché due forme? Ma perché quella tronco conica è tipica della Calabria, mentre l'altra con la testina ovoidale è tipica delle altre regioni, quindi c'è una differenziazione. È una differenziazione da campanilismo, diciamo. Sì, sì, ma sì. Si tratta sempre stesso formaggio, stesso latte. E stesso procedimento. E stesso procedimento perché segue un disciplinare. Sì, disciplinare, che fra l'altro una delle caratteristiche di questi due formaggi è che la maturazione avviene a cavallo di una pertica, qui potete vedere le corde appunto dei formaggi, certo, che vengono messi a cavallo a far stagionare. Eccola qua, vedete? Esatto. È chiaro che stiamo parlando di un... vedete? Eccolo qua. Quindi questo viene a cavallo. A cavallo di una pertica di legno. Ed è per questo Caciocavallo. Esatto. Beh. Oh, volevo chiederti, ma parliamo della stagionatura del Caciocavallo Silano. La stagionatura partiamo da un minimo di 30 giorni, sì, e il sapore di un formaggio di 30 giorni è abbastanza dolce, di un Caciocavallo, possiamo arrivare ai 6-8 mesi e qui abbiamo un sapore diverso che tende al piccante. Sempre in ordine alfabetico, noi dobbiamo tornare al nord per parlare del taleggio, caro Rosati, ma ti prego di soprassedere un attimo prima del taleggio, perché adesso vado a parlare con un vero e proprio Caciocavallo. Asiago, 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 perché io da quella sera non ho mangiato più l'Asiago senza te.